Sindaco Alessandrini, entro mezzanotte bisognerà votare il bilancio del Comune di Pescara, altrimenti si perderanno 5 milioni di euro. Anche quest'anno vogliamo approvare il bilancio con un congruo anticipo, e segnatamente entro il 31 del mese, perché ci sono delle premialità che la legge dà in capo ai comuni virtuosi. Abbiamo iniziato sin da venerdì la discussione del bilancio e credo che oggi appunto siamo chiamati ad una prova di maturità che ci riguarda tutti, tanto più in un momento come questo in cui alla politica sono chieste risposte immediate su problemi, quelli della salvaguardia del territorio, che non possono essere oggetto di, diciamo, mistificazioni e né tantomeno di sottovalutazioni. Tutto questo vale 5 milioni di euro, vale 5 milioni di euro in spazi finanziari che si aprono, una contabilità pubblica in materia un po' articolata, però è su questo che noi oggi naturalmente ci confrontiamo, consapevoli che poi a mezzanotte 01 della giornata di domani questi soldi svanirebbero e certamente qualcuno se ne dovrà assumere la responsabilità. E oggi noi giustamente chiediamo dei ripensamenti su determinati capitoli, dando una grandissima priorità anche alla luce degli ultimi eventi meteo che hanno un po' sconvolto, l'ultimo anche tellurico a Pescara e non solo, maggiore sicurezza agli edifici scolastici, quindi maggiori fondi lì, una manutenzione ordinaria per le strade che sono funestate da buche ovunque, e poi una rivisitazione anche del piano sociale. Quindi il senso di responsabilità nostro l'abbiamo dimostrato, abbiamo scritto un documento. Io credo che oggi noi facciamo appello al senso di responsabilità della maggioranza e del sindaco. Noi, pur facendo parte della maggioranza, siamo stati chiamati al tavolo nella redazione del bilancio e ne abbiamo rifatto ex novo sia il triennale delle opere pubbliche che il bilancio stesso, presentando appunto centinaia e centinaia di emendamenti secondo quanto approvato 2 anni e mezzo fa all'atto dell'insediamento del sindaco Alessandrini. Abbiamo votato le linee programmatiche, quindi il programma del sindaco, e questo bilancio va controcorrente rispetto a quello che abbiamo approvato, per cui riteniamo appunto di aver presentato questi emendamenti in modo da privilegiare alcune categorie ben precisa. Sono emersi circa 1,5 milioni di danni dovuti alle alluvioni e al sisma che ha colpito la nostra regione. A questo va aggiunto la necessità di 1,5 milioni di euro soltanto per le verifiche di vulnerabilità sismica, e c'è un documento della stessa amministrazione che mostra la necessità di 200 milioni di euro per il miglioramento sismico, che non è neanche l'adeguamento sismico. Quindi noi facciamo una richiesta molto semplice: chiediamo che 12 milioni di euro che oggi dal Masterplan sono destinati alla riqualificazione dell'area di risulta vengano investiti invece per la sicurezza delle nostre scuole e degli edifici pubblici. Per quanto possa essere importante una riqualificazione dell'area, non è mai importante quanto la sicurezza dei nostri ragazzi nelle scuole.